Una nuova voragine ad Alcam è venuta a formarsi all'angolo tra la via Ingham e il vicolo Ferro. Questa è una zona del centro storico che è parecchio transitata. Ecco qui, vediamo più da vicino questa situazione. E sono state messe delle transenne da parte del comune di Alcamo da qualche giorno. Dei problemi che continuano a verificarsi qui via Ingham parliamo con un titolare di un'officina che si affaccia in questa zona. Buongiorno, lei si chiama? Lei signor? Vito Lombardo. Signor Lombardo, cosa ci può raccontare? Qui non è la prima volta che si verificano questi tipi di disagi. E allora, la prima volta è successo qua vicino dove sono io, che è saltato tutto un fosso, si è fatto un fosso. Dopo l'hanno riparato, dopo tempo, poi dopo circa 6 mesi, un anno, non mi ricordo quanto, è successa la seconda volta. Succedendo la seconda volta, sono venuto con un'altra impresa e dice che l'hanno fatto bene. Non so quanto è fatto bene perché l'acqua già compariva con lo stesso asfalto. Quando c'è l'acqua forte, però, con l'acqua normale non ci accorgiamo. Una volta è successo all'angolo giù, alla curva, ora è partita, diciamo, sopra dove c'è transennato per ora. Sì. L'acqua usciva dall'asfalto, più che ora si è creato una voragine. È una voragine ovviamente da sistemare il prima possibile, anche se quel posto là mi dà fastidio in meno rispetto a quando era davanti all'officina. Però penso che la comune queste cose le sa, che già è venuto uno a mettere le transenne e tutto. Mi auguro che il prima possibile si sistema qua e tutte le altre peripezie che ci sono in paese. Grazie. Va bene, buongiorno. Nel frattempo sono stati avviati lavori di manutenzione stradale nella via Dante Alighieri, centralissima strada che si può imboccare qui dall'incrocio con il corso 6 aprile, la via Vittorio Veneto.